Ambiente ed energia sono stati i temi al centro del nuovo appuntamento della scuola di formazione politica di Raffaele Fitto, europarlamentare di Fratelli d'Italia e leader del gruppo europeo dei conservatori e riformisti. Proseguono i dibattiti su svariate tematiche, coinvolgendo i vari esponenti della politica, non solo del centrodestra, ma anche del centrosinistra. Tra i presenti l'ex sindaco di Terracina, Nicola Procaccini, e Simona Bonafè, europarlamentare del Partito Democratico. Pandemia e guerra non possono essere fattori irrilevanti rispetto alla questione generale. Dobbiamo intervenire bene, perché queste due questioni possano essere tenute nella debita considerazione e perché i tempi di attuazione siano diversi. In più, in Italia c'è bisogno di superare la politica irresponsabile e demagogica dei tanti no che abbiamo toccato con mano in questi anni e che hanno portato il nostro Paese in una condizione di enorme difficoltà. Avremmo potuto avere un rigassificatore con opportunità enormi per l'Italia e per la Puglia già dagli anni 2000. Nel 2004 fu approvato un rigassificatore a Brindisi e poi è stato revocato. Avremmo potuto avere un ciclo dei rifiuti completo con la realizzazione dei termovalorizzatori, ma una scelta scellerata nel 2005 di revocare la realizzazione dei termovalorizzatori ha portato a questo tipo di situazione. Così come la vicenda paradossale del TAP, non dimentichiamo, dove abbiamo visto scendere in pista, in campo e nelle piazze tanti esponenti politici che accusavano e che questo intervento avrebbe avuto un impatto ambientale drammatico. Sono gli stessi, penso ai 5 Stelle, che oggi, penso a Di Maio, vanno in Azerbaigian per firmare il raddoppio del TAP. Ecco, sono esempi chiari, evidenti e direi anche clamorosi. La settimana prossima discuteremo della tassonomia, c'è chi a sinistra sostiene che vanno esclusi il gas e il nucleare, è una scelta assurda, priva di realismo e che rischia di compromettere il nostro futuro.